Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale YouTube di Quadricottero News. Oggi proviamo un inverter da 150 watt che trasforma i 12 volt dalla batteria di una macchina in 220 volt. Potrebbe servire per caricare molti dispositivi che funzionano a 5 volt grazie alla presa USB che è integrata, oppure a 220, come ad esempio i caricatori delle batterie sia dello Spark che quelle del Mavic, che sono forniti con un caricatore, un adattatore a 220 volt. Esistono i caricatori da auto per questi due oggetti, però sono abbastanza costosi. Vediamo se si può risolvere il tutto con spendendo molto meno e avendo un unico dispositivo che carica entrambe e anche molte altre cose, cioè tutto quello che va a 220 e che non supera i 150 watt di potenza. Questa qua è la versione, come si può leggere, a 220 ed ha un'uscita 5 volt con massimo 0,5 A. Un'altra cosa interessante di questo convertitore è che funziona anche con il motore spento, mentre invece i caricatori d'auto ufficiali DJI esigono il motore acceso per una questione di protezione della batteria. Ovviamente anche questo ha un sistema di protezione della batteria che scatta a 10-11 volt, diciamo. Quindi anche a motore spento dovrebbe riuscire a caricare. L'importante è non esagerare, perché altrimenti poi si scarica la batteria dell'auto e rimaniamo a piedi. Quindi vediamo un attimo come funziona. Qua c'è una ventolina. Ok, attacchiamo la spina e vediamo cosa succede. Perfetto. Ok, sta iniziando a caricare, il motore è spento e le batterie dello Spark le carica tutte e tre contemporaneamente. Adesso ce n'è una, questa qua sulla destra, che è in ibernazione e dovrebbe riuscire anche a caricare il radiocomando. Attacchiamo il radiocomando qua. Ecco, perfetto, quindi carica sia il radiocomando che le batterie contemporaneamente. Adesso proviamo a vedere cosa succede con la batteria del Mavic, che sono qua, sono tre. Attacchiamo la spina. Come si vede, carica anche le batterie del Mavic, anche perché le batterie del Mavic vengono caricate comunque una alla volta, nonostante siano collegate al concentratore HUB, al lab praticamente. Benissimo, motore spento e funziona tutto. Grazie a tutti e alla prossima recensione su Quadricottero News.